Ciao ragazzi, io sono Custom Chess per Roma Custom Bike e dopo una bella vacanza rigenerativa ricca di novità che vi mostrerò dopo, torniamo con il terzo episodio della serie dedicata alla realizzazione di un super custom su base Triumph Speed Triple. Abbiamo eseguito il progetto dalla A alla Z e ho diviso la documentazione in quattro sezioni. La prima sezione è stata quella sulla carrozzeria, con la lavorazione della lamiera per la realizzazione del nuovo codino. Nella seconda sezione ci siamo occupati del design e realizzazione dei pezzi ricavati dal pieno, in alluminio billet. In questa terza sezione documenterò la parte elettronica necessaria per far funzionare tutti i pezzi ed infine, nella sezione numero 4, ci occuperemo della verniciatura, assemblaggio finale e consegna al proprietario. Man mano che pubblicheremo gli episodi aggiungerò le link nella descrizione qui sotto, così che li possiate trovare facilmente. Poi durante l'episodio vi darò delle informazioni su Roma Web Fest, un possibile raduno targato Roma Custom Bike e il resoconto del mio viaggio negli States. Ma ora partiamo subito con il lavoro. Nella puntata precedente ci siamo occupati della realizzazione dei nuovi accessori, partendo dal design su CAD fino alla lavorazione nella CNC e gli ultimi ritocchi a mano. Ora però è il momento di donare un'anima a questi pezzi con l'elettronica. Credo che al giorno d'oggi si debba poter discernere l'apparenza dalle funzionalità. E anche quelli che come me amano un aspetto spartano e meccanico un po' old school, in fin dei conti si aspettano un funzionamento al passo con la tecnologia contemporanea. In questo episodio vorrei quantomeno delineare i componenti fondamentali utilizzati nel progetto ed analizzare le principali problematiche che abbiamo dovuto risolvere per arrivare al prodotto finale. Quindi non posso che iniziare parlando del protagonista di questa puntata, l'Arduino. Un microprocessore programmabile tutto italiano che ha conquistato il mondo. In poche parole è una scheda che permette di amministrare entrate ed uscite. Ma se non lo conoscete vi consiglio di cercarla su Google e documentarvi perché è veramente una figata. Ma visto che il progetto richiede della programmazione, ho chiesto subito l'aiuto a Sergio. Ero tranquillamente al lavoro quando una brutta persona, Cez, mi ha chiamato e mi ha detto: avrei bisogno di fare una cosina, ma una sciocchezzina, una cosa che fai come niente. E ho avuto la malsana idea di dirgli di sì. Beh sì, effettivamente ci è voluto un po' più di lavoro di quel che pensavo. Cez mi ha chiesto un'accensione sequenziale di più lucette LED in maniera che venisse un effetto tipo supercar, per capirci. Come sempre faccio delle cose di gusto semplice e di classe. In ogni modo, l'obiettivo è di gestire le frecce in modo che si accendano progressivamente prendendo il segnale dai fili esistenti in modo da rendere il tutto plug and play. Io avrei preferito cambiare direttamente la centralina e farne una nostra, sarebbe stato più semplice da gestire. Ma siccome non sappiamo che cosa succederà in futuro a questa moto, chi altri ci metterà mani, volevamo qualche cosa da poter staccare e riattaccare a piacimento. Quindi tra tutti i modelli disponibili io ho scelto la versione Nano, che a 9 euro permette di sperimentare senza timori. Per prima cosa con Sergio abbiamo risolto la logica e il design della parte elettronica, disegnando un circuito che per ogni singolo LED prende il segnale in uscita dal canale dell'Arduino e con un transistor ed una resistenza lo converte in una tensione compatibile con un LED ad alta luminosità. Poi con l'aiuto di un software per il design di circuiti stampati ho risolto le connessioni per la realizzazione del circuito. Mentre Sergio continuava a risolvere le questioni di programmazione, io mi sono smazzato anche il design di tutti gli altri circuiti stampati che finiranno dentro i vari pezzi, incluso il circuito che gestisce le due intensità luminose del faro posteriore, sia per la luce di posizione che per quella dello stop. Infine, come accennato anche nella scorsa puntata, il design del sistema di posizionamento dei LED della coda, che si avvale proprio della forma del circuito stampato per avere tutti i LED al posto giusto. Intanto Sergio su una breadboard fa i primi test di codice, che oltre a trasformare l'intermittenza di un segnale on-off proveniente dalle frecce, gestisce anche l'accensione sequenziale dei singoli LED. Le frecce, facendo questo on-off, dovevano essere interpretate, perché io dovevo capire quando doveva essere accesa la freccia e nel momento in cui la centralina vera mi diceva che dovevano essere spente, in realtà io dovevo mantenere il segnale, tenere le mie frecce accese che continuavano a fare il giochino
e poi spegnerle quando effettivamente non mi arrivava più segnale dalle frecce, che poteva voler dire aspettare qualche millisecondo. E qui poi abbiamo incontrato i primi problemi, perché il concetto è facile a dirsi, ma poi in pratica necessita di parecchia cura nel dettaglio. Nel frattempo che Sergio perfeziona il codice, io butto in macchina i fogli di circuito stampato vergini per la lavorazione a CNC. Questo è un ottimo sistema per fare dei prototipi, anche se i circuiti vengono abbastanza grossi rispetto a quelli che si possono realizzare con i sistemi di stampa tradizionale. Questi, per esempio, sono i circuiti sui quali installeremo i LED. Il problema è che bisogna scavare abbastanza per essere sicuri di aver inciso la pellicola di rame, ma più si scende, più il solco si allarga, quindi bisogna trovare il giusto compromesso. Il prossimo è il circuito che gestisce l'intensità di illuminazione del faro posteriore. Prima di realizzarlo su CAD abbiamo fatto un prototipo su breadboard. Abbiamo utilizzato un regolatore di tensione per gestire l'impulso proveniente dal freno, cambiando il voltaggio sull'anodo e di conseguenza l'intensità luminosa. Una volta convinti che avrebbe funzionato, lo abbiamo messo in macchina per la prototipazione del circuito. Infine è toccato alla scheda di controllo. E come potete vedere dal design, non sembra proprio il tipico design di un circuito stampato, ma la sua versione stilizzata, e questo per ridurre il tempo di lavorazione e massimizzare lo spessore delle piste. È arrivato il momento di verificare se tutto questo lavoro digitale troverà un riscontro positivo nella realtà. E intanto iniziamo a sviluppare un rispetto profondo per il lavoro che c'è dietro a una qualsiasi stronzatina di accessorio che compriamo per le nostre moto. Il primo lavoro è stato quello di assemblare i circuiti che saranno alloggiati nelle frecce anteriori, dove lo spazio è molto ridotto. Questa carenza mi ha costretto a incorporare una serie di ponticelli sul circuito che ho dovuto realizzare con del filo in guaina per evitare i contatti tra una pista e l'altra. Ogni connessione è stata verificata col tester. Dopo tutto questo oggetto, seppur prototipo, deve funzionare bene per i prossimi 5-10 anni. Poi è l'ora dei LED e anche qui, come per il fanale posteriore, il posizionamento è cruciale. Ogni LED deve entrare nel foro corrispondente, quindi in fase di design ho fatto particolare attenzione a come avrei montato i LED sulla scheda, cioè spingendo ogni piedino fino in fondo, assicurandomi che tutti i LED sarebbero stati alla stessa altezza ed inclinazione. In queste basette ci sono anche, alternati alle frecce, i LED delle luci di posizione anteriore, quindi bianchi. Un veloce test e verifichiamo che si accendano tutte, sia quelle bianche, sia quelle delle frecce. Ora tocca alle piastre laterali e anche qui lo spazio è super ridotto e col senno di poi, probabilmente per questi pezzi, avrei potuto usare un alluminio più spesso e semplificarmi parecchio la vita. Ma per questo si fanno i prototipi, per scoprire i pro e i contro. Un altro test e sembra che siamo sulla strada giusta. Niente corti con l'alluminio del pezzo e tutte le lucine si accendono. Hooray! Procediamo così. Ora è il turno del circuito che abbiamo realizzato per la gestione dello stop. Il principio di funzionamento si basa su un relè che, attivato dal segnale proprio dello stop, cambia il valore delle resistenze sul piedino che gestisce il voltaggio di uscita del regolatore di tensione. Ora, non voglio diventare troppo tecnico, ma vi invito, se non li conoscete, a googolare i componenti che sto menzionando e approfondirne la conoscenza, perché sono sicuro che prima o poi vi torneranno utili. Così come per le altre basette, anche per la coda, il posizionamento dei LED è cruciale. Ne ho parlato approfonditamente nel precedente episodio, ma in breve ho marcato sulla basetta gli estremi di ogni LED per avere un riferimento durante l'assemblaggio.
pazienza, dopo aver installato i LED, è toccato ai fili. E come potete vedere, anche la forma della scanalatura dei fili è stata arrotondata per non favorire l'abrasione delle guaine con degli spigoli acuti. Anche la parte superiore viene assemblata ed, essendo un'intera linea di LED solo rossi, avrà solo due fili. Noterete pure che la posizione delle sporgenze è studiata per tenere le basette, e quindi i LED, alla giusta distanza gli uni dagli altri ed offrire lo spessore e spazio necessario per le saldature ed i componenti. Ma ecco la prova del 9, si assemblano le due metà e si scopre se tutti i calcoli sono stati corretti. Mi accorgo che mi sono dimenticato di saldarci sopra un LED, ma poco male, vediamo se la piastrina posteriore si allinea con ogni LED. Sembrerebbe proprio di sì, e con un breve test elettrico sembra che anche tutto il resto funzioni. È arrivata l'ora di assemblare anche la centralina. È un po' più grande del previsto, ma nella versione 2.0 potremmo forse addirittura dimezzarne le dimensioni. Ora, come sempre, vorrei ricordarvi che per crescere ho bisogno del vostro aiuto. Vi invito quindi ad iscrivervi se non lo siete già, a premere il bottone like e soprattutto a condividere i video sui vostri social e aiutarmi a diffonderli il più possibile. Poi, se oggi vi sentite super mega ultra generosi, perché no? Fate un salto nel nostro negozio online, dove potrete trovare le nostre magliette, perché non c'è miglior condivisione se non quella nel mondo reale. Vi voglio anche ringraziare per il supporto con il Roma Web Fest, grazie ai vostri voti ci hanno portato in finale. Se vi trovate a Roma sabato 26 settembre, mi piacerebbe fare un mini raduno targato Roma Custom Bike per andare a vedere la proiezione al Museo Maxi di Roma e poi andarci a fare una bella birretta da qualche parte. Quindi venite sulla nostra pagina Facebook Roma Custom Bike, dove organizzeremo il tutto. Come ho menzionato prima, sono appena tornato dal mio solito viaggio estivo negli Stati Uniti, dove ho avuto il piacere di documentare uno splendido giro in moto nel Vermont, nella graziosa cittadina di Burlington, sulle rive del lago Champlain. Difficile da riprendere mentre si guida, ma vi garantisco che offre una vista mozzafiato. Dall'altro lato del lago inizia il Canada, quindi mi vedete con la giacchetta in pelle nonostante le riprese siano del 20 agosto. Nonostante in America i limiti di velocità vanno rispettati tassativamente, anche andando piano devo dire che faceva un bel freschetto. Ma che splendido giro, guarda, che mi son fatto! Mentre i miei bimbi erano in piscina con i loro amichetti, ho anche trovato il tempo di farmi un bel giro con la mia adorata mogliettina, con la quale non mi facevo un giro dal lontano 1962. Ma guarda un po'. Ma non è finita qui! Un'altra grande novità di questo viaggio è stato l'invito a fare una lecture sulla creatività ed il design ai ragazzi del liceo di North Brookfield, nel Massachusetts, vicino Boston. Potete immaginare che onore, e non vi nego, anche un po' di emozione. Nonostante io sia abituato ad avere un pubblico, questa volta era diverso. In questo liceo hanno appena inaugurato un CAD Lab e su tutte le macchine hanno installato AutoCAD Inventor, un software di design veramente completo e disponibile gratuitamente per il download a tutti gli studenti. Ho messo la link nella descrizione. Come vedete, hanno fornito agli studenti anche una bella stampante 3D ed uno splendido laboratorio di ingegneria. E bada bene, questo non è un corso solo per gli studenti con specializzazione tecnica, ma è per tutti. Sì, proprio come da noi al liceo classico e scientifico, no? Insomma, gli studenti sono arrivati e io mi sono tolto una bella soddisfazione facendo una cosa che ho sempre voluto fare. My name is Custom Chess. Avete visto? Ho scritto il mio nome sulla lavagna, come si vede sempre nei film. Cioè, vabbè, lo mettiamo, togliamo dalla lista delle cose da fare prima di morire, no? La lecture è andata da paura e per ben 50 minuti sono riuscito ad interessare gli studenti tra i 13 e i 16 anni alla creatività nella meccanica e nel design digitale. Molti dei miei amici hanno pensato che siamo vicini alla fine del mondo, perché se Custom Chess è quello a formare elementi del futuro, siamo proprio alla frutta. Ma se non ci penso io a coattizzare un po' i futuri ingegneri, chi lo fa? Ma dai!
In ogni modo, questo episodio stava diventando troppo lungo, quindi l'ho diviso in due parti. Basta cliccare qui sotto o nella link nella descrizione per andare alla seconda parte. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale per ricevere le notifiche dei prossimi video e di condividere più che potete per aiutarci a crescere. Visitate anche il nostro negozio online dove potete trovare tutti i nostri accessori, tra cui le nostre magliette, e aiutarci a produrre lo show. Io sono Custom Chess e ci vediamo nella seconda parte. We'll be right back.